Ciao, sono Mario Bis e sono tornata oggi con un vlog perché sto andando a farmi il piercing alla lingua, sono terrorizzata, ho appena chiamato e vedremo. Sto andando in macchina perché il posto è vicino, più o meno dove abito, e sto morendo. Mio gioro. Ciao, Bea. Bellissimo perché ho confrontato, ho guardato tantissimi video negli ultimi giorni e tutti dicono che all'inizio non fa male e che poi i primi 7 giorni sono le pene dell'inferno, quindi sono un attimo un po'... È da tantissimo che pensavo di farlo, beh tantissimo, quant'è? Un mese che ti rompo le scatole, ecco, sono terrorizzata. Perché è la lingua, capito? È sofferenza, ok? Siamo quasi arrivati e sto cagando in mano e non vedo l'ora di sapere cosa ne dice mio papà. Che contrario ai piercing, tatuaggi e tutto. Devi proprio parcheggiare lì perché sennò così non posso fuggire. No! Giri di nuovo. Sono di cose, ci giriamo intorno perché mio Giara non vuole farmi andare a fare pizza. Poca droga. Sono di nuovo qui e siamo arrivati. Stiamo andando a piedi al posto. E tipo, mio Gioro, ultimi pensieri prima di vedermi con un oggetto. Devi solo rimbalzare. Ok. Ok, stavo dicendo che siamo praticamente arrivati al posto dove fanno tatuaggi e piercing e... Mi sto cagando ancora di più in mano, ma ok. Ok. Non sono pronta, ma va bene. Ok. Allora, l'ho fatto. Non, per adesso non è fatto malissimo. Non ho filmato mentre me lo faceva perché questo qua non voleva filmare. Penso che mi sembra scaga. E è... Mi vado a fare un piercing, poi si deve anche filmare. Va intenso. Ma secondo... Secondo me è abituato. Ok. Non ho detto che il posto dove sono andata. Io sono andata da OGM Tattoo a Bastagna. Perché mi trovo molto bene lì. E mi hanno fatto tutti i piercing che ho, cioè vabbè, a parte quelli alle orecchie, ma tipo il naso e l'ombelico, e sono molto affidabili e molto professionali, infatti è il posto in cui vorrei andare a fare anche il mio primo tatuaggio. Perdonate come parlo perché è strano, mi fa male qua, tipo. Lui ha detto perché è tirato fuori con le pinze la lingua e quindi ha sforzato un po' il muscolo o qualcosa del genere. Insomma, non mi ha allarmato, ha detto che è il posto più, in cui è più facile che guarisca più in fretta. E di non mangiare cose piccanti per i primi giorni perché le cose piccanti sono dei vasodilattatori e quindi farebbero gonfiare ancora di più la lingua, e che di solito la guarigione va dai 3 ai 5 giorni, può anche essere 6-7, dipende da persona a persona. Penso che in questi giorni ci sarà il silenzio. Pensavo che non so perché, ma avevo come la sensazione che si facesse più indietro
latex, tutto il piercing l'ho fatto finalmente e mi sento davvero bene adesso. A parte il fatto che non so parlare. Sassi, è proprio difficilissimo. Mi sento un cammello. E niente, ciao da me e Marquito. Ok, ciao a tutti. Oggi è il secondo giorno. Ieri ho fatto il piercing, ieri era martedì, oggi è mercoledì. Per quanto riguarda il dolore, non fa ancora malissimo, abbastanza sopportabile. Continuo a utilizzare, a fare dei sciacqui con il collutorio dopo ogni pasto o dopo aver bevuto qualsiasi cosa che non sia acqua. Non sono stata precisissima sulla procedura che ha utilizzato il piercer e tutto quanto. In pratica, prima di tutto ha controllato la lingua che fosse adatta per effettuare il piercing, poi ha segnato con un pennarello il punto in cui effettuare il buco. Mi ha fatto anche vedere un attimo a controllare. Dopodiché, vabbè, aveva già prima asciugato la lingua con una garza sterile, poi mi ha fatto stendere e io ho chiuso gli occhi perché ho il terrore degli aghi e ha infilato insomma l'ago nella lingua e poi ha messo il piercing e a posto, mi ha detto semplicemente di... Quando tiri fuori la lingua così, fare attenzione quando la riporti dentro perché si potrebbe incastrare qui o addirittura potresti romperti i denti. Mi ha detto soprattutto di fare attenzione quando mastico, perché l'asta si muove, no? E quindi mi ha detto di fare attenzione a non morderlo con i molari. E poi mi ha detto di non mangiare carne di cercare di evitare carne di maiale, di mangiare tante cose fresche, tipo yogurt, gelato, così. E quando vedo che magari la lingua si gonfia un pochetto, quando vedo che inizia a gonfiarsi la lingua, di utilizzare del ghiaccio, perché effettivamente, ieri sera ho provato, prima di andare a dormire, ho usato il ghiaccio e stavo da Dio. Infatti stamattina stavo anche bene, prima di iniziare a parlare. Però quando parlo mi fa malissimo, infatti non so se riuscite a sentire che faccio molta fatica a parlare. Vabbè. Niente, è il secondo giorno, per quanto riguarda... vi faccio vedere. Non è gonfissima, ma comunque spero di procedere così per tutta la settimana. La procedura, vabbè, ha usato le pinze, l'ago, ha messo il piercing, mi ha detto che fra 10 giorni posso tornare lì per farmi cambiare il piercing perché ha messo uno con l'asta lunga per il fatto che la lingua si gonfia. Quindi sì, non vedo l'ora, anche perché io vorrei utilizzare un piercing in Bioplast, che è una plastica che non è di ferro, insomma, perché ho paura di rovinarmi i denti. Ieri facevo un po' più fatica a parlare, oggi ci sto prendendo un po' la mano. Per quanto riguarda il cibo, ieri è stata la sofferenza. Ieri sera avevo fatto l'insalata di riso. Ho provato a mangiarla perché avevo fame, ma è stata ardua e a momenti rischiavo di ammazzarmi i denti. Perciò non consiglio di mangiare cose solide. Oggi infatti mi sono preparata
Come colazione mi sono preparata. Ho mangiato uno yogurt, invece a pranzo ho fatto... Mi sono fatta una minestrina mentre mio amoroso mangiava le costine che io ho cucinato con tanto amore. Niente. Va abbastanza bene, anche se sono un po' stanca, mi fa sempre male qui e un po' alla testa. Devo un attimo abituarmi a parlare con queste cose in bocca e spero che si sgonfi il più possibile. Niente, ci vediamo il giorno 3 per vedere come sto. Bye bye. Oggi è il terzo giorno. Sono stata abbastanza bene, sono riuscita a mangiare, ovviamente masticando molto lentamente, facendo molta attenzione, e la mia lingua è ancora un po' gonfia. Vediamo, vi faccio vedere. Per quanto riguarda il dolore, fa abbastanza meno male di ieri. E non vedo l'ora che passi perché mi sento stranissima. E più che altro per cambiare questo benedetto piercing, perché la pallina sotto mi urta contro questi denti qua e mi fa un male cane. E niente, sono riuscita a mangiare, sto continuando a fare continui risciacqui con il collutorio che mi sono comprata. Ogni volta che mangio o bevo qualcosa di diverso dall'acqua. E niente, sto abbastanza benone. Non vedo l'ora che passino 7 giorni, cioè così almeno sono un po' più tranquilla. Sono in passeggiata con Charlie oggi. Tra l'altro è sparito, tipo good job. E perdonate la cosa che sta, cos'è, non un grillo, cicala, può essere, ecco quella. E niente, questo è tutto, ci vediamo domani, bye bye. Ciao a tutti, oggi è il quarto giorno, mi sento decisamente meglio, riesco bene o male a parlare, non sto notando tantissima differenza per quanto riguarda il gonfiore, perché secondo me un po' il peggio è passato. Sono riuscita a mangiare con più tranquillità, facendo sempre attenzione a masticare, e mi sto trovando molto bene. Come dicevo ieri, non vedo l'ora di cambiare questo coso e vi mostro in che condizioni sta la mia lingua. Decisamente meglio, non ho tantissimo dolore, anzi quasi niente. Infatti al mattino quando mi sveglio mi sento un'altra persona. E niente, la mia guarigione sta andando molto bene. Sto facendo continui risciacqui, come dicevo, con il collutorio senza alcol. E quando parlo mi dà un po' fastidio, ma non qualcosa di eccessivo. Mi sento meglio. Sono un po' meno stressata per quanto riguarda il piercing, perché per il mangiare più che altro mi ponevo tanti problemi, perché non riesco a mangiare come voglio. Infatti per colazione cerco di evitare sempre cose croccanti. Per esempio prima mangiavo le fette biscottate, adesso le evito un po' per vedere di guarire nel modo giusto, anche perché ho paura di prenderci dentro. E niente, questo è tutto e ci vediamo domani con l'ultimo aggiornamento sulla mia guarigione e niente, bye bye. Buongiorno, oggi sì, ho deciso di svegliarmi così e il piercing sta andando molto bene. Sono stata un po' male ieri perché mi faceva male, mi si sono gonfiate un po' le ghiandole qua sotto. La lingua è così,
ormai non è quasi più gonfia e niente, sto bene. Spero inoltre che questo vlog vi sia piaciuto. Vi ho tra virgolette portato con me per farvi capire come mi sento un attimo e come funziona un po' la mia guarigione. Sono molto contenta, sto riprendendo a fare le mie cose normalmente, senza problemi. Perdonate la voce che mi sono appena svegliata. Niente, questo è tutto, spero che questo vlog vi piaccia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!